a livello generale stupisce e desta ammirazione anzitutto in questo libro la straordinaria vivacità dello stile, la vis polemica, la forza del linguaggio. È un libro ancora vivo, fresco, pungente, appassionato. È un libro sostenuto da un grande amore alla Chiesa e insieme da una grande audacia e da un forte spirito profetico. Il Rosmini intravede vie di uscita e soluzioni possibili da mali antichi. Riesce a leggere come abusi inaccettabili situazioni a cui si era da lungo tempo abituati e che sembravano ormai radicate. Oggi, soprattutto dopo il Vaticano II, questo nostro giudizio positivo è facile, fin troppo facile. Siamo stati testimoni di mutamenti rilevanti nella liturgia, nelle usanze, nel linguaggio, ma si può comprendere quale fatica facessero non pochi suoi contemporanei per lasciarsi mettere in questione in maniera così radicale. Mi pare più interessante venire a riflessioni che riguardano problemi specifici. Primo, il rinnovamento liturgico. Le pagine che Rosmini dedica a questo tema sotto il titolo de «La divisione del popolo dal clero nel pubblico culto» sono per noi particolarmente interessanti, perché parecchie delle cose suggerite precorrono di fatto le innovazioni del Vaticano II e si sono in parte attuate, ad esempio con l'introduzione delle lingue moderne nella liturgia, con una maggiore partecipazione dei fedeli alle azioni liturgiche, eccetera. Possiamo quindi domandarci se la loro attuazione ha portato quei frutti che il Rosmini si attendeva. Si avviene oggi davvero ciò che egli descrive quando sogna, cito, che i cristiani adunati nel Tempio eseguiscono concordi le sacre funzioni, sapendo ciò che ivi fanno, ciò che vi si fa. Tutti, insomma, entrando nel divino culto, non solo materialmente, ma con perfetto intendimento dei sacri misteri, delle orazioni e simboli e riti onde il divino culto si compone. E perché questo avvenga, o avvenga di nuovo, il Rosmini ritiene necessario, o almeno grandemente utile e conveniente, che il popolo possa intendere le voci della Chiesa nel culto pubblico, che sia istruito di ciò che si dice e si fa nel santo sacrificio. Oggi però noi siamo consapevoli che non basta né l'uso delle lingue moderne nella liturgia, né un'istruzione catechetica prolungata per ottenere questo frutto. La actuosa participatio, di cui parla il Vaticano II, ci appare come un ideale davanti a noi, al quale occorre sempre tendere, senza illuderci che basti l'una o l'altra riforma concreta per ottenerlo. Abbiamo anzi sperimentato che la pretesa di spiegare tutte le cerimonie e di rendere in qualche modo tutto accessibile non rende conto di quell'aldilà del mistero che rimane sempre al di sopra degli strumenti umani e che viene dal dono dello Spirito. Pur valutando dunque positivamente tutte le riforme introdotte dal Vaticano II e precorse dal Rosmini con spirito profetico, noi sentiamo, almeno mi sembra, in questa fase del rinnovamento liturgico che occorre andare oltre le riforme e oltre alcune speranze troppo corte per entrare nelle profondità del mondo dei simboli che congiunge le grandi dinamiche antropologiche con le costanti del piano divino di salvezza. La liturgia non è solo una serie di cerimonie, di parole, di gesti, di riti, di atti sacri, è anche un grembo, una matrice, un universo sacro da cui lasciarsi avvolgere e compenetrare senza pretendere di sminuzzarne analiticamente tutti i contenuti. Mi hanno colpito assai, sono sempre note di letture, sempre a proposito della prima piaga, anche le pagine appassionate che Rosmini dedica all'istruzione del popolo. Così dice:
Cristo volle che precedesse alle azioni del culto l'insegnamento della verità. E continua: la scarsezza dunque di una vitale e piena istruzione data alla plebe cristiana è la prima cagione di quel muro di divisione che si innalza fra lui, cioè il popolo, e i ministri della Chiesa. Rosmini insiste giustamente sui due aggettivi piena e vitale istruzione. E qui viene a parlare dei catechismi, che riconosce essere al suo tempo uno strumento ormai comune, con i loro vantaggi e svantaggi. E si domanda, cito, l'essere la dottrina abbreviata, l'essere le espressioni di cui essa è vestita, condotte a perfezione e all'ultima esattezza dogmatica, e soprattutto l'essere immobilmente fisse e rese per così dire uniche, ha egli forse cagionato che sien rese alla comune intelligenza anche più accessibili? E sotto un'altra domanda. L'introduzione dunque moderna dei catechismi è stata più di danno che di vantaggio alla Santa Chiesa? Riconosciamo qui i prodromi delle discussioni degli ultimi 40 anni sui catechismi e sulla catechesi. Discussioni non ancora sopite, anche se ci si è sforzati di superare l'apprendimento mnemonico di formule. È un problema grave, che neppure il Sinodo sulla Catechesi del 1977, con la conseguente esortazione apostolica Catechesi Tradende del 1979, ha portato a piena soluzione. Per limitarci a quanto si può ricavare dalle pagine del Rosmini, due cose ritengo particolarmente importanti. La prima, che la Bibbia, e in modo particolare i Vangeli e i Salmi, è e rimane sempre il primo grande libro di catechesi. Niente può sostituire il contatto diretto, credente e orante con questi testi. Diceva il Rosmini, nei principi della Chiesa, la Divina Scrittura era l'unico testo dell'istruzione popolare ed ecclesiastica. Questa Scrittura, che è veramente il libro del genere umano, il libro, Biblia, la scrittura per antonomasia. In tal codice l'umanità è dipinta dal principio sino alla fine. L'uomo vi sente se stesso in tutte le modificazioni di cui è suscettivo. Vi trova una risposta precisa, sicura e fino evidente a tutte le grandi interrogazioni che ha sempre a fare a se stesso. E la mente di lui vi resta appagata con la scienza e col misterio, come il suo cuore vi resta pure appagato con la legge e con la grazia. Così al numero 38 delle cinque piaghe. Dunque siamo oggi pienamente d'accordo con lui, niente può supplire neanche oggi l'approccio immediato col libro della Scrittura, neppure le citazioni da cui partire per introdurre i temi ordinari della catechesi, come fanno talora appunto oggi i nostri catechismi. Ma parallelamente, la seconda cosa che trovo in Rosmini e che mi piace molto, niente può sostituire la comunicazione vitale della fede da mente a mente e soprattutto da cuore a cuore. L'essere cioè il catechista anzitutto testimone. Ascoltiamo il Rosmini. Non è vero che un istitutore che recita ciò che egli medesimo non intende, per quanto scrupolosa sia a ripeter verbalmente quanto ebbe altronde ricevuto, fa sentire d'avere il gelo sulle labbra e sparge brine anziché caldi raggi tra i suoi uditori? Ma veniamo al secondo tema, strettamente collegato a quanto ora si è detto. Si tratta di quella che Rosmini chiama come seconda piaga la insufficiente educazione del clero. Ritengo che il tema si ponga oggi piuttosto positivamente come il tema della cultura necessaria al clero e al popolo cristiano.
E abbiamo già richiamato poc'anzi le parole con cui il Rosmini esalta la scrittura come il primo libro dell'educazione cristiana. E oggi vi sarebbe molto più da dire su questo tema della scrittura come primo libro, molto più di quanto non abbia potuto o saputo dire il Rosmini, che pure intuì qualcosa del carattere profetico per il popolo cristiano di questo ritorno alla Bibbia. Ritengo in sintesi che la familiarità con le scritture sia il grande provvidenziale rimedio che la provvidenza ha tenuto in serbo per i nostri tempi, segnati dalla perdita del senso della trascendenza e dal silenzio sugli orizzonti eterni dell'uomo. Oggi i sussidi biblici sono alla portata di tutti, molto più che al tempo del Rosmini, e le questioni teoriche che divamparono alla fine del secolo scorso nella cosiddetta questione biblica e che gravarono su tutta la prima metà di questo secolo e un po' ancora anche oggi sono tuttavia, almeno per gli studiosi, in gran parte superate. Tuttavia rimane ancora moltissimo da fare per raggiungere quell'ideale espresso dal Vaticano II di una familiarità orante di tutti i cristiani con la scrittura. La scrittura non è ancora oggi nella coscienza di molti cristiani quel testo dell'istruzione popolare ed ecclesiastica di cui parlava il Rosmini. Tutto il problema della cultura del clero e del popolo cristiano deve partire dal principio che la scrittura è il libro primo della cultura cristiana e che ad esso vanno ricondotte e su esso vanno misurate tutte le altre forme culturali in cui si esprime il cristianesimo. Una parte importante del capitolo sulla seconda piaga è dedicata dal Rosmini alla istruzione teologica del clero e ai manuali di teologia. Le sue critiche, lo sappiamo, a questa forma di trasmissione del sapere teologico sono mordenti e quasi spietate. Cito: «È per questi gradi della scrittura, dei padri, degli scolastici e dei teologi siamo pervenuti finalmente ad avere questi testi così meravigliosi che nei nostri seminari noi adoperiamo, i quali pur ci infondono tanta presunzione di sapere, tanto disprezzo per i nostri maggiori. Questi libri che nei secoli a venire, nei quali stanno le speranze della Chiesa che non può perire giammai, saranno, a mio credere, giudicati. Tutto ciò che di più meschino e di più svenevole fu scritto nei 18 secoli che conta la Chiesa. Libri per riassumere tutto in una parola, senza spirito, senza principi, senza eloquenza e senza metodo. E libri finalmente che non essendo fatti né per il sentimento, né per l'ingegno, né per l'immaginazione, non sono a vero dire né vescovili né sacerdotali». Da allora ad oggi la teologia ha camminato molto ed è forse difficile trovare un secolo come il nostro nel quale abbondi una così grande quantità di teologi creativi e penetranti, soprattutto se consideriamo sia gli studi cattolici come quelli protestanti e ortodossi. Ma rimane il problema del metodo più adatto per introdurre gli studenti di teologia a una conoscenza del cristianesimo che sia insieme scientifica e vitale, che parli alla mente ma che non inaridisca il cuore. Probabilmente non esiste un metodo valido in assoluto, ma occorrerà coniugare lettura orante della scrittura, che è sempre la base, con lettura dei padri e familiarità con i teologi, specialmente quelli della grande tradizione medievale e i più recenti, il tutto in un quadro sintetico che eviti la dispersione. Certamente è significativo quanto Rosmini dice sul cammino formativo del prete. Il prete cattolico, cito, suppone necessariamente il cristiano, giacché lo stato di cristiano è quasi il primo grado del sacerdozio. È su un principio come questo che si basa ad esempio il progetto educativo di un seminario diocesano come quello di Milano, preoccupato di assicurare anzitutto il cammino del credente,
da non presupporre come già dato, per condurlo gradualmente verso il sacerdozio. Il Rosmini è molto severo con un sistema educativo che pensasse di presupporre una fede cristiana già solida in chi fa il cammino seminaristico. Cito: «Il che è cagione che gli alunni del santuario portano seco in esso una nullità di pensare ecclesiastico, se non anzi le idee di questo secolo, assai bene da essi apprese, appunto perché non ebbero altra vera scuola in contrario, e con le idee lo spirito secolaresco, il quale spirito si appiatta per alcun tempo anche sotto a un mantello nero e in compagnia di costumi non rotti». Un ultimo punto su questa seconda piaga, un punto della dottrina rosminiana che mette in questione personalmente un vescovo, è quello della educazione del clero da parte del vescovo stesso. Nei primi tempi, egli scrive, la casa del vescovo era il seminario dei preti e dei diaconi. La presenza e la santa conversazione del loro prelato riusciva un'infocata lezione continua sublime, ove la teoria nelle dotte parole di lui, la pratica delle assidue sue pastorali occupazioni congiuntamente apprendevansi. Al di là della idealizzazione dei dati della Chiesa antica, di cui ho già detto, c'è qui certamente un aspetto che tocca molto da vicino la coscienza del vescovo. La sua missione, cioè, di essere anzitutto lui formatore del suo clero e di non appaltare a nessuno la sua missione, anzi, anche se si fa affiancare in essa da quelli che egli ritiene i suoi collaboratori più validi. Questo rimane un problema delicato, soprattutto nelle grandi diocesi e anche in quelle piccole, quando per necessità si erigono seminari regionali. Occorre contemperare il necessario rapporto del vescovo coi seminaristi con la ugualmente necessaria formazione specializzata e ricca da offrire loro, che richiede la presenza stabile di molti educatori competenti scelti dal vescovo. Non abbiamo forse anche qui una soluzione definitiva, forse non l'avremo mai. In ogni caso, però, i moniti del Rosmini rimangono di perenne validità e pungolano la coscienza di tutti i responsabili della formazione, anzitutto del vescovo. Vengo ora al terzo tema che mi sono proposto, cioè quello della comunione tra i vescovi. Il Rosmini espone tale tema in maniera più polemica, parlando nella terza piaga della disunione dei vescovi. Anche qui, grazie a Dio, i tempi sono molto cambiati. Lasciando da parte alcune eccezioni in paesi ancora oggi retti da dittature o soggetti a integralismi, quasi ovunque v'è libertà per i vescovi di riunirsi, di tenere sinodi e concili provinciali, di esprimersi come conferenza episcopale, eccetera. Tali libertà erano molto ridotte al tempo del Rosmini e si comprende bene l'ardore della sua battaglia. Ma ciò non toglie che il tema della comunione tra vescovi non rimanga essenziale e sempre da approfondire. Non bastano infatti rapporti formalmente corretti, anche nell'ambito delle conferenze e dei sinodi, per creare quell'amicizia e quella profonda comunione e scambio nella fede che è sempre più necessario per proclamare il Vangelo in un mondo secolarizzato. Personalmente ho notato che nell'ambito di scambi più semplici e informali, come avviene ad esempio nell'ambito del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e nelle amicizie tra vescovi che ivi si formano, si promuove una sintonia che è poi di grande aiuto per affrontare con animo concorde e con giudizi convergenti i problemi complessi della nostra società. In ogni caso non si moltiplicheranno mai abbastanza le occasioni in cui i vescovi di una regione, nazione, continente e del mondo intero possano scambiarsi tra loro i pareri e le convinzioni profonde con libertà e semplicità. La via dei sinodi, iniziata da Paolo VI a partire dal Vaticano II
e continuata con tenacia da Giovanni Paolo II, va ulteriormente approfondita e perfezionata nel metodo e nelle forme, per produrre tutti quei frutti che il Rosmini si augurava da una profonda unione di mente e di cuore tra tutti i vescovi della Chiesa Cattolica. Vorrei ancora sottolineare quello che il Rosmini presenta come uno degli elementi di unione nella Chiesa antica, cioè l'autorità del vescovo metropolitano che, cito, presiedeva tutti i vescovi di una provincia e delle sedi maggiori che più province e più metropolitani avevano sotto di sé, la quale ben ordinata distribuzione del reggimento ecclesiastico tutto mirabilmente univa ed incatenava, per così dire, tra sé il corpo della Chiesa, non solo essendo per avventura una gerarchia vana e di solo onore. Questa struttura ecclesiale si è conservata nelle chiese orientali ed ha avuto invece in Occidente molte attenuazioni. Sarà importante recuperarla in futuro, anche se non è facile vedere come collegarla con la concezione corrente della conferenza episcopale di una nazione o regione. In ogni caso le sottolineature del Rosmini rimangono di grande valore. Ma il problema dei metodi più opportuni per una buona scelta dei candidati all'episcopato rimane sempre attuale. Il Rosmini ha una visuale molto grande e bella della responsabilità del vescovo e presenta ragioni e strumenti per una elezione che valga ad evitare nomine non accette dal popolo o nomine di persone buone ma poco significative. Egli è stato anche accusato di un certo provincialismo, perché non sembra ammettere che un buon vescovo possa venire anche da fuori diocesi. In ogni caso, il principio fondamentale che egli espone a lungo, anche in altri suoi scritti, è quello che vede il clero giudice, il popolo consigliere. Oggi le norme canoniche generali e l'indagine accurata premessa alle elezioni vanno in questo senso, ma il problema rimane aperto e la cura della Chiesa per la scelta di candidati idonei sarà sempre una preoccupazione di prim'ordine per tutto il popolo di Dio. Infine, roventi e appassionate sono anche le pagine che Rosmini dedica alla povertà della Chiesa, a proposito della quinta piaga, la servitù dei beni ecclesiastici. Anche qui la situazione si è molto evoluta in meglio, in particolare in Italia, a partire dall'ultimo concordato. È superata la dolorosa condizione dei secoli passati, per la quale il Rosmini affermava che, cito, ciò che corrompe ed avvilisce il clero non sono le ricchezze libere, ma le serve. Fu la servitù degli ecclesiastici beni la deploranda cagione onde la Chiesa non poté conservare le antiche sue massime intorno ai beni ecclesiastici, né regolarne liberamente col suo proprio spirito l'acquisto, l'amministrazione e la dispensazione come si conveniva. Ma molto attuali rimangono le riflessioni del Rosmini per quanto riguarda l'analisi che la Chiesa deve costantemente compiere sul rapporto tra le sue necessità concrete, che sono innegabili e che non vanno sottovalutate, e le possibilità economiche che essa ha a disposizione, sia per il culto e il sostentamento dei ministri, sia per la carità, come pure le indicazioni del Rosmini sulla trasparenza nell'uso dei beni e su quella che egli chiama la massima della facilità in dare e della difficoltà in ricevere, che è connaturale alla Chiesa. Ai nostri giorni, lo sviluppo e anche il prestigio di organizzazioni come la Caritas e le altre grandi organizzazioni di beneficenza internazionale danno ragione a questi principi, come pure a quello della trasparenza che il Rosmini sottolinea a lungo, riferendosi agli usi della Chiesa antica. Tali temi, riguardanti i beni della Chiesa, sono così cari a Rosmini che egli vi fa accenno anche riguardo alle altre piaghe. Così, ad esempio, a proposito della terza piaga, esce in questa forte esclamazione:
Forse che in certe nazioni si avrebbe salvato il cattolicismo dal suo naufragio, sgravandolo a quel modo che si alleggerisce una nave in furiosa tempesta, col gitto in mare delle cose anche più preziose e più care, acciocché si salvi il legno con le vite dei naviganti. Ed è a proposito di simili pensieri che il Rosmini annota, ma cancellando poi queste parole, forse perché gli sembravano troppo ardite: sentimenti così nobili riescono strani ai nostri tempi, ma qualche cuore li riceverà. Il seme gittato non si morrà senza portare il suo frutto, che la parola di Dio non ritorna vacua giammai. Noi oggi abbiamo visto con i nostri occhi che alcuni dei buoni semi gettati in terra arida dal Rosmini hanno dato frutti, e possiamo sperare che anche altri ne daranno ancora. Ma non vorrei chiudere questa riflessione senza accennare a quanto, in una simile opera profetica qual è Le Cinque Piaghe, noi ci attenderemo oggi, anche per mostrare che in altri campi la Chiesa ha camminato e non poco. Manca, per esempio, a mio avviso, in quest'opera ogni accenno positivo al problema ecumenico, alla grande piaga della divisione tra le chiese cristiane, ai suoi significati e al suo risanamento. Non si accenna alla piaga dello scisma primitivo con Israele, che era ancora per Paolo motivo di grande dolore e di sofferenza continua, Romani 9:2. Non si accenna alle speranze che porta con sé il dialogo con le grandi religioni, con il superamento di un atteggiamento di pura condanna. Questi accenni bastano per dirci che se in non poche cose il libro è stato profetico e in parte sta ancora davanti a noi, per altri aspetti anche il cammino della Chiesa è stato a sua volta profetico e ha superato le più audaci previsioni. Vale anche qui la parola di Rosmini, che ripete quella della Scrittura, che la parola di Dio non ritorna vacua giammai. Grazie.